Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili signore e signori, ben ritrovati al nostro appuntamento informativo, appuntamento di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. In studio a Fontana Fredda Massimo Bonella, trasmissione che va in onda in collaborazione con il circuito Radio Saiuz di Treviso. Ringrazio anzi alla regia centrale in centro storico a Treviso, Rosario Moreno, che grazie a lui abbiamo la possibilità, come dire, gratuitamente di andare in onda anche su questo circuito online. Facciamo così conoscere Radio Piper anche nel web in più emittenti collegate, emittenti radiofoniche. Dunque, parliamo del quarantennale del sisma del Friuli Venezia Giulia. Un sisma che è stato devastante, ci sono stati quasi 1000 morti. Su pianetaoggitv.net abbiamo messo dei video, abbiamo anche messo durante la giornata del 6 maggio la diretta streaming in collaborazione con Telefriuli e abbiamo visto delle immagini veramente toccanti. È stato veramente un dramma che forse ancora oggi non ci rendiamo conto cosa è successo in quelle zone. Dunque, lo ricordo, il terremoto fu di magnitudo 6.4 che colpì tutta la parte nord della provincia di Udine alle 21:12. Una scossa tremenda. Inizialmente l'epicentro era stato indicato sopra il Monte San Simeone, che è un po', diciamo, il simbolo del grande terremoto del Friuli. Dopodiché, con studi più approfonditi, l'epicentro è stato identificato nel gruppo del Monte Chiampon, nei pressi di Pradelis e Cesarilis. Dunque, i danni furono amplificati dalle particolari condizioni del suolo, dalla posizione dei paesi colpiti, quasi tutti posti in cima ad alture e dall'età avanzata delle costruzioni. Dunque, la scossa è stata avvertita molto forte anche in tutto il nord Italia, investì principalmente 77 comuni italiani con danni, anche se molto più limitati, per una popolazione totale di circa 80.000 abitanti, provocando solo, ricordiamo ancora quasi 1000 morti, oltre 45.000 senza tetto. Anche le zone dell'alta e media valle del fiume Isonzo in territorio jugoslavo, attualmente in Slovenia, ecco, vennero colpite, e in modo particolare vennero colpiti i comuni di Tolmino, Caporetto, Canale di Isonzo e Plezzo. Poi ci furono le scosse di settembre, sul più bello, che sembrava che tutto dovesse mettersi a posto, che la vita stava piano piano riprendendo, ci fu la botta, potremmo dire, finale, e lì praticamente mise le intere popolazioni in ginocchio completamente. Ricordiamo, l'11 settembre dello stesso anno alle 18:31 con magnitudo 5.8, con dunque poi a seguire ci fu un'altra scossa sempre l'11 settembre subito dopo alle 18:40 con magnitudo 5.6 e poi ci fu un'altra
molto forte, dunque il 15 di settembre, precisamente alle 5:15 con magnitudo 5.9 e alle 11:30 con magnitudo 6, che anche sottoscritto se la ricorda bene. Qui a Venezia, da dove stiamo, scusate, a Venezia, dove c'è la sede di Pianeta Oggi TV, ecco, la scossa fu sentita in maniera molto forte, molto distinta, tutta la gente in strada, anche nel centro storico di Venezia, la gente era scesa nei vari campi, così si chiamano le piazzette, diciamo, della città storica lagunare. Facciamo un riepilogo, i comuni più colpiti. Allora, brevemente, che dopo diamo la parola all'ospite che abbiamo già in collegamento da Gemona, dunque i comuni furono Amaro, Artegna, Attimis o Attimis, Bordano, Buia, Casacco, Cavazzo, Carnico, Colloredo di Monte Albano, Chiusaforte, Faedis, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lusevera o Lusevera, Magnano in Riviera, Maiano, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Osoppo, Pontebba, Resia, Resiutta, San Daniele del Friuli, Taipana, Tarcento, Tolmezzo, Trasagis, Treppo Grande, Tricesimo, Benzone, Villa Santina, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clausetto, Fanna, Frisanco, Meduno, Pinzano Altagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vito d'Asio. A Fanna ci fu un morto. Per quanto riguarda San Daniele del Friuli, dunque, a differenza che delle altre, San Daniele del Friuli, semidistrutta dai bombardamenti aerei del 1944, aveva dovuto ricostruire gran parte della sua struttura urbana con criteri moderni. La città pagò comunque gravi danni al patrimonio artistico con la devastazione delle chiese e degli antichi palazzi di fattura medievale e il crollo di una manciata di edifici del centro storico che il tutto provocò molte vittime. Abbiamo in collegamento con noi da Gemona Paola Cosettini, la moglie di Gilberto Cosettini, che avete ascoltato la volta scorsa. Questa infatti trasmissione si può dire che è divisa in due parti, la prima parte con la testimonianza del marito, la seconda che sentiremo adesso con la moglie Paola. Innanzitutto Paola, buonasera, ci sentiamo. Buonasera a te Massimo e a tutti i radioascoltatori. Grazie per avermi invitata. Anzi, grazie a voi che in questo quarantennale contribuite a tenere vivo il ricordo, perché è stato veramente un dramma, non ci sono parole per descrivere, deve descriverlo. Ho visto alcune immagini anche poco fa, prima di andare in onda, da alcuni video che è stato veramente una cosa che ha colpito la popolazione anche, diciamo, psicologicamente parlando. Io credo che avete avuto un trauma molto forte, un'esperienza bruttissima. Ecco, ce ne vuoi parlare, Paolo? Io ti darei carta bianca, o meglio, innanzitutto, dove ti trovavi in quella sera? Quella sera abitavo a Osopo, a 3 km da qua, e all'epoca avevo 12 anni quasi. Mi ricordo molto bene i giorni che hanno preceduto il 6 maggio, la sera, che era molto caldo, un caldo anomalo e un silenzio della natura in genere. Un'esplosione di solito di colori e di rumori, di canti, di uccelli e quant'altro. In realtà, i giorni che hanno preceduto il terremoto, un silenzio da parte degli animali in particolar modo. E questo calore, questo caldo incredibile, per poi arrivare alla sera del 6 maggio, dove è il mese della Madonna. E per quanto riguarda la mia esperienza,
Sì, è vero, mi ha colpito molto. Pensavo e riflettevo in questi giorni che, nonostante siano passati 40 anni, mi fosse un po' svanito il ricordo, che fosse andato lontano nel tempo. In realtà non è così, non è così. Vuoi per la giovane età, ma più che altro per il trauma incredibile che ero io. Appunto, ripeto, avevo 12 anni, insieme a altre tre o quattro amichette, ed eravamo andate appena uscite dalla messa, perché il maggio è il mese della Madonna, e vita di paese, vita anche molto cristiana, se vuoi, ma era un'occasione anche per noi bambini che dopo questo rosario andavamo a prenderci un ghiacciolo e alle 9:30 massimo dovevamo essere a casa. Quella sera ci siamo un po' protratti, nel senso che ci siamo ritrovati nel mezzo del paese, a Osopo. All'epoca c'era la scuola media dove io chiaramente frequentavo insieme alle mie amiche e camminavamo. A un certo momento si è spento tutto all'improvviso ed è stata la prima scossa. La prima scossa che ho visto riversarsi sulla strada urlando tutta la gente che era nelle case, nell'albergo, insomma, al che ci gridavano di attraversare la strada proprio per andare dove era questa scuola media, che adesso non c'è più. Ma c'è un grande parco, che all'epoca c'era il giardino che appunto circondava la scuola. Noi ci siamo riversati tutti quanti in questo grande giardino, ma nel frattempo è venuta la seconda scossa. Era interminabile, sembrava non finire mai. Il Sì, è durato tutto, durato tempo è minuti. stato tanto. E ha spento tutto e mi ricordo che avevo accanto una mia amica e che ha urlato perché gli era arrivato, poi abbiamo saputo, un mattone sulla schiena, ma sul momento non sentivi dolore, avevi il terrore di un qualcosa che nessuno mai ti aveva parlato prima, perché a nessuno dei nostri genitori o familiari o conoscenti era mai successo. Perciò era una cosa totalmente nuova, una cosa, un'esperienza traumatica e poi da soli, e dove nessuno sapeva, i genitori, i nostri genitori sapevano che eravamo in paese, ma non di preciso dove. Perciò è stato in quei secondi, in quel minuto, un susseguirsi di urla terrificanti da tutte le parti, una polvere incredibile che ti soffocava quasi. Ti toccava la gente oppure ti chiedeva chi sei con degli occhi di terrore che già il momento era drammatico, ma vedere gli adulti proprio che non ti aiutavano, non ti rassicuravano, anzi avevano loro il terrore stesso negli occhi. È stato veramente terrificante perché 3 mesi dopo questa esperienza mi sono venuti i primi ciuffi bianchi di capelli. E Ecco, mi ricordo Paola, che. ecco il trauma, Sì, ecco scusa. l'effetto, ecco, no, dico, ecco l'effetto del trauma che parlavo all'inizio, no? Ad esempio a te, ti è successo questo? Esatto. Sì, e poi a livello fisico, dopo quella sera lì, se dormivo 2 ore a notte era già bene, piangevo sempre perché, non lo so, ma mi si era attivata una sensibilità con la paura costante di che tornasse un terremoto simile e infatti si sentiva continuamente scosse, tutto il giorno, tutti i giorni, a poco o tanto. Perciò questa paura non smetteva mai, il pianto non finiva mai e mi sono ritrovata a 12 anni che mia madre mi ha portato dal pediatra perché soffrivo di tachicardia. Sì. Ecco, questo è l'effetto che poi ha proseguito. Io nel frattempo ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto,
che state ascoltando il programma Pianeta Oggi e 20 nel mondo dalle frequenze di Radio Piper Fontana Fredda 93.8 e 88.800 in collaborazione con il circuito Radio Science di Treviso. Ecco, Paola, quindi praticamente le notti successive si dormiva poco, ma poi come vi siete organizzati nei giorni a seguire? Nei giorni a seguire, già sul momento, quella sera lì, già è stato difficoltoso, nel senso che è venuto a prenderci il padre di una mia amica, mentre mia madre mi aspettava con la madre degli altri bambini in cima dove abitavamo. Da lì poi siamo stati all'aperto tutta la notte. Nel frattempo mio fratello, non sapevamo dove fosse, anche lui era uscito dalla messa, ma anche lui con i suoi amichetti era in mezzo al paese, non sapevamo dove. La confusione regnava sovrana e questo buio con questa polvere dappertutto che era difficile da vedere perché stagnava, perché poi i crolli erano continui. Infatti nella via dove abitavo all'epoca è crollato tutto, quasi, se non lesionati. E abbiamo dormito all'aperto, dormito. Siamo stati sull'erba perché mia madre, io mi ricordo che era in ginocchio e io piangevo continuamente sulle sue ginocchia, cercava di calmarmi, ma era impossibile. E poi più tardi è arrivato 2 ore almeno, mi sembra fosse di più, mio padre che all'epoca lavorava nella zona industriale di Rivoli. Ho visto per la prima volta mio padre piangere, che è arrivato, ha visto dei vicini di casa, ha chiesto di noi se eravamo vivi e quando gli hanno detto di sì, che eravamo tutti vivi, non so neanche io come, ma lo eravamo. Mio padre ha pianto disperato, un pianto liberatorio. E da lì poi l'ho visto che noi tre, mio fratello, io e mia madre, siamo rimasti lì con tutti gli altri vicini perché poi ci si dava una mano immediatamente. Quell'esperienza lì mi ha segnato anche perché mi ha fatto anche negli anni, anche tuttora che ho 52 anni quest'anno, riflettere nel senso. Mi è rimasta una sensazione molto forte, le priorità, l'importanza dell'unione e l'importanza delle cose, nel senso che una tragedia simile ha dissolto in un minuto tutti gli eventuali screzi o antipatie o tutto ciò che non era importante fino a quel momento. Ha azzerato tutto per poi unire le famiglie, le persone in solidarietà. Addirittura i giorni seguenti noi ci siamo ritrovati in 20-25 persone nelle tendopoli, perché poi avevamo, per quanto ci riguarda, la casa molto lesionata e dovevamo aspettare molto tempo prima di tornare ad abitare. Perciò nel frattempo una sistemazione temporanea per tutti o quasi, eravamo in tenda, in 25-30 persone. Ma mi ricordo anche la solidarietà, la divisione dei compiti e la preoccupazione per l'altro, dove una tragedia così ha unito e ci ha fatto drammaticamente crescere insieme, però. Piccoli, grandi, vecchi, c'era di tutti quanti, di tutte le generazioni, di tutte le età eravamo. E abbiamo appunto dormito, si può dire, ho riposato da quella notte in poi in tenda. Ecco. Certo. Ecco, volevo chiederti questo. In quel periodo c'era ancora l'anno scolastico in corso, oramai agli sgoccioli, quasi agli sgoccioli. Ecco, poi le scuole le avete terminate, le avete ripreso fino a giugno, oppure sono state interrotte le lezioni? La scuola è troncata lì e io mi ricordo che la mia preoccupazione, siccome all'epoca i genitori erano piuttosto severi, un'educazione un po', se vuoi, rigida rispetto ad oggi, e la mia preoccupazione prima è stata la prima domanda a mia madre: ma domani vado a scuola? Fa: no, no, non ti preoccupare, ok, però. Abbiamo chiaramente le attività scolastiche e quant'altro sono concluse lì, promossi tutti, belli o brutti, buoni e cattivi, promossi tutti, di tutte le classi, di tutte le scuole. E mi ricordo che
subito dopo, insomma, poco tempo dopo, nella tendopoli, nel Rivellino di Osoppo, Sì, o no? avevano organizzato proprio per i bambini di diverse età, sia di asilo che scolare, diverse attività, insomma, non solo per impegnare, ma anche per ulteriormente aggregarci e per, insomma, per tenerci attivi e far, non dico dimenticare, ma distogliere sicuramente da ciò che rivivevamo ancora tutti i giorni nei ricordi e nelle paure, perché poi eravamo immersi nella quotidianità del terremoto. Andavamo a prendere chi il cibo, chi i vestiti, perché c'è gente anche fra di noi che non aveva più casa e aveva perso tutto. E il perdere tutto ti doveva per forza spingere ad affidarti agli altri. E infatti ci hanno aiutato tantissimo da tutte le parti del mondo. E abbiamo conosciuto tantissime persone meravigliose, di tutte le nazioni, di tutte le regioni anche, mantenendo anche questi 40 anni si parlava appunto con altre persone, diciamo sopravvissuti, se permettimi il termine, ma che hanno mantenuto, e qui vedo Facebook, una buona cosa, usata molto bene per riunire non solo nei ricordi, ma rinsaldare delle vecchie amicizie e sicuramente anche lì da un'esperienza brutta è nato un fiore, insomma, un fiore di amicizia e anche di, nonostante tutto, di bei ricordi. Perciò è Ecco, stato un Paola. Certo, insieme di tante esperienze, di tante persone. ecco, tu hai perso qualche parente, qualche amica di quel periodo, qualche amica di scuola, oppure vi siete ritrovate? Per quanto riguarda i familiari, diciamo stretti parenti, no, però una mia compagna di classe sì. Una mia compagna di classe che per molto tempo devo dire la verità, l'ho sognata. Io vedevo questo anche negli anni che mi veniva a trovare nei sogni, se vuoi, un ricordo. Io l'ho sempre considerata che mi veniva a trovare come un'altra forma di incontro, permettimi questa divagazione, oppure, insomma, comunque per me è sempre stato così. E anche c'era anche un'altra nostra vicina di casa, molto cara, abitava sola e quella sera doveva partire per Roma dai suoi familiari, insomma, dai suoi familiari e parenti. E quella sera si è prolungata nel chiacchierare con i vicini di casa, abitavano in fondo alla nostra via, per prendere del formaggio, perché all'epoca la maggior parte di noi nei paesi eravamo contadini, perciò chi aveva animali, insomma, avevamo questi prodotti che portavi anche ai parenti. E lei si era soffermata, poi abitando sola, era anche chiacchierona, devo dire la verità. Allora Paola, so che hai da raccontarci anche un episodio particolare. Di questa vicina di casa che abitava da sola per conto suo e a cui eravamo molto legati, perché la vedevamo quasi quotidianamente, poi anche noi bambini, poi ci faceva le torte, mi ricordo queste torte buonissime, perciò è anche un dolce ricordo in tutti i sensi, era una donna molto affettuosa, che quella sera doveva partire per Roma e prendere il treno da Udine per andare a Roma e si era soffermata alla fine della nostra via a prendere il formaggio, perché all'epoca appunto eravamo la maggior parte di noi contadini, veniamo da una provenienza appunto agricola e si era soffermata un po' perché abitava da sola, perciò piaceva anche chiacchierare e lì il terremoto l'ha trovata, diciamo. Il destino ha voluto che si è soffermata troppo e chiaramente mia madre e io poi l'abbiamo cercata
continuamente per altri almeno 2 giorni, facendo il giro anche delle tende e informandoci nelle tende dei morti, chiaramente, perché avevano raggruppato in queste tende tutte le salme che avevano trovato e che anche avevano, non avevano nome. E quindi per te è stato un altro brutto momento a vedere poi tutti quei morti per terra, e poi in che modo erano collocati, perché sicuramente, immagino, mutilati, sicuramente, eccetera. Sì, è stato, cioè, ogni giorno, io capisco anche i miei genitori, anche mia madre che mi portava in giro, ma non mi voleva lasciare da sola qui, là e laggiù, ma veramente cose mai viste, cioè già un caldo terrificante. Io ho ancora il ricordo di questa morte che aleggiava, perché era molto molto caldo, e queste tante salme raggruppate in queste tende. Mia madre mi diceva di stare lì sulla porta della tenda, ma l'odore e quello che vedevi all'interno, e ce l'ho ancora in mente, siccome le morti chiaramente violente in quel modo erano, qualcuno era scoperto, anche non avevano tutti una semplice coperta per coprire le deformazioni che il terremoto aveva procurato, e poi erano già passati 2 o 3 giorni, perciò non solo l'odore e la decomposizione molto rapida, ma anche i traumi, gambe e braccia in posizioni certamente non naturali. Poi a 12 anni, ragazzi, cioè all'epoca era veramente una bambina innocente, proprio, e sarebbe traumatica anche per un bambino di adesso, che, certo, ma che crescono molto più velocemente, ma noi all'epoca il trauma sul trauma. Mi hanno accompagnato tutti questi ricordi, sia del terremoto ma anche di questi morti, per anni. La cosa più che mi ha accompagnato, anche con un gran senso di colpa, veramente per anni, che non, mi svegliavo tante volte per notte, dal senso di colpa che dopo che è successo, che ero lì, che è venuto a prenderci il padre della mia amica lì alla scuola media, lì a Osoppo, subito dopo la scossa, che è durata un minuto appunto, ci siamo messi mano nella mano, e questo, il padre della mia amica, ci guidava, sicché eravamo, diciamo, una cordata di 4-5 bambini con questo adulto, e noi continuavamo a sentire delle urla terrificanti, e io non volevo camminare su queste macerie, perché mi ricordo che abbiamo camminato sulle macerie dell'albergo Pittis a Osoppo, e c'era anche un bar, e era tutto crollato, e non volevo camminare ulteriormente per non essere colpevole di aver o ucciso qualcuno, o essere, diciamo, aver contribuito alla fine di qualcuno. Se avessi potuto volare in quei momenti, è quello una delle cose che mi ha segnato molto, ed è stata una sensazione che ogni tanto ce l'ho ancora, devo dire la verità. Certo, da adulto capisci che, insomma, ti dai giustificazioni e vai avanti, ma non sono quelle cose che non ti passano mai. In fondo non hai mai accettato la giustificazione e le spiegazioni che ti sono state date in seguito e negli anni. Dunque, è stato molto forte. Comprensibile questo trauma, che poi rimane anche nel tempo, nel corso degli anni. Momenti veramente terribili, soprattutto perché, cioè, eravate bambini, i bambini assorbono, sono come una spugna, assorbono tutto, e queste cose poi entrano dentro, e nel corso del tempo poi potrebbero creare dei problemi anche seri. Quindi volevo, ecco, chiederti ultime due domande. La prima è questa, no? Quando c'è stata la scossa, quella forte, del nono decimo grado Mercalli, pari a, lo ricordo, a 6.4 di magnitudo Richter, cioè poco prima ci deve essere stata una scossa, sentivo anche dagli altri racconti, anche dal racconto di Gilberto, una scossa di avvertimento, come dire, ecco, l'hai sentita tu? Oh sì,
l'ho sentita e devo dire la verità che se vuoi una nota particolare racconto anche questa, che circa 10 minuti prima, 10 minuti prima che succedesse questo terremoto, io volevo tornare a casa, avevo una sensazione orribile che non mi era mai capitato, volevo tornare a casa, era come se vuoi una percezione di un qualcosa di brutto che da lì a poco mi sarebbe successo. E dopo la prima scossa, che già avevamo visto che cominciavano a crollare queste, poi all'epoca c'erano le case di tufo, di pietra, non erano strutture come chiaramente oggi, antisismiche con dei materiali, se vuoi, anche moderni o stabili. All'epoca eravamo proprio contadini, se vuoi, poco più, ma comunque anche le case erano semplici. Perciò, figurati, già con una scossa di quel grado lì, cominciato a cadere anche i pali della luce, e infatti c'erano diversi incendi, c'erano diverse anche bombole di gas, per esempio. Mi ricordo c'erano questi piccoli incendi che dovevi anche evitare, o anche i cavi elettrici, che mio fratello manca poco, tornando a casa si stava quasi Sì, per toccarmi, insomma. Eh culminando. sì, perché poi c'è il rischio che ci sia da fulminarsi, insomma, ecco, molto situazioni veramente pericolose, pericolosissime. Ecco, ci sono stati, ho saputo, seguivo la diretta di Telefriuli, dei borghi che non sono stati più ricostruiti perché ritenuti, insomma, in zone pericolose che era meglio costruire da un'altra parte. Ecco, ci puoi dire qualcosa in merito, Paola? So che è stato spostato totalmente, il Losopo di prima è stato spostato. Certo, il centro, se vuoi, più o meno è rimasto quello, nel senso la struttura, la posizione più o meno centrale è rimasta. O Sì. anche dove abitavo io prima, ma la maggior parte poi si è come diversificato, si è allargato. E poi chiaramente con altri criteri. Il fatto è che poi bisognava aspettare tanto, bisognava aspettare molto e c'è chi è andato via anche, perciò c'è chi ha venduto terreni, case o quello che ne rimaneva, insomma. E per esempio anche noi, io poi pochi mesi dopo siamo andati giù in Toscana, la mia famiglia, insomma, siamo andati perché abitavamo in affitto. E poi dopo anni, noi comunque, anch'io venivo su in ferie, penso, dopo chiaramente qui sei nato e qui hai un legame molto forte, in cui vuoi tornare, in cui hai mantenuto amicizie e anche mancava proprio la vita semplice che c'era, quella vita semplice che dormivi anche con la chiave sulla porta di casa. E la definisco con i ricordi proprio ben definiti del 6 maggio. Infatti, tutti quanti noi dell'epoca si dice prima del terremoto e dopo il terremoto, perché è stato uno spartiacque di vita di tutti noi, di tutto il Friuli, e chi l'ha vissuto sulla propria pelle ancora di più. Persone come me, come la mia famiglia, siamo andati via. Io poi sono tornata 20 anni fa, perché sì, venivo in ferie, sì, avevo ancora contatti, parenti o amicizie, ma a me la vita di città in realtà non è mai piaciuta. Mi piacciono, che la prima cosa che vedo fuori casa mia sono le montagne, il verde, le persone che ti salutano per strada, anche gli sconosciuti. Che quando sono tornata ad abitare quassù, per me, dopo tanti anni, altri 20 anni che ho abitato in città, che non ti saluta neanche il vicino di casa, che è indifferente, i primi giorni che abitavo qua mi ricordo che mi salutavano e io chiaramente non li conoscevo e mi meravigliavo della normalità del paese, della quotidianità, della cortesia.
che in città, se vuoi, si perde per mille motivi. Ma quella semplicità, un po' alla volta, ne ho gioito molto di più, se vuoi, con la comprensione che avevo e che ho mantenuto dopo tanti anni in città e che ho ritrovato, ed è chiaramente un lato positivo, che ho nel cuore. E che quando appunto mi salutano anche persone sconosciute, io riporto il ricordo ai primi giorni in cui sono tornata dopo 20 anni che è successo il Certo. terremoto. Praticamente ho voluto riallacciare quei fili che avevo spezzato bruscamente il 6 maggio. Ed è Certo. stato un tornare a casa. Certo. Io intanto ricordo sempre per coloro che si fossero sintonizzati, questa è Radio Piper Fontanafredda che modula per tutto l'Alto Adriatico sulle frequenze dei 93,8 e 88,800 in collaborazione con il circuito Radio Science di Treviso. Dunque, Paola, io guarda, su quanto hai detto pochi istanti fa, circa ormai sono 2 settimane che sono passate, quando sono venuto a fare le riprese a Gemona mi sono accorto che effettivamente la gente ti saluta anche se non ti conosce e fa un certo che non siamo abituati noi qui diciamo in pianura, ecco, c'è tutta un'altra vita. Però voglio dire, questi eventi così drammatici dovrebbero far capire alle persone che non dobbiamo essere uniti solamente in queste tristezze, in occasione di queste tristezze, perché veramente è stata una cosa pazzesca quello che è Esatto. successo, terribile quello che è successo da voi. Quindi dovremmo impegnarci a essere uniti sempre per risolvere quelli che sono i problemi anche quotidiani, che ultimamente non sono pochi. Infatti, è proprio così, è per quello che nel mio piccolo, un po' vuoi da questa esperienza di vita che fa parte del mio bagaglio e che in fondo è registrato nella mia coscienza, nella mia anima, perciò la mia, se vuoi, una delle priorità nella mia vita è non essere indifferente all'altro e se me lo concedi io faccio parte anche di un'associazione che si chiama Mandi dal Cil e praticamente ci adoperiamo sia sul sociale sia che praticamente sul volontariato tramite la FUNIMA, che è una onlus molto piccola, ma ci conosciamo personalmente, sappiamo dove vanno i fondi, quando ci sono e su che cosa vengono adoperati, perché tutto appunto essendo piccola poi, e poi anche su antimafia, sullo spirituale, ecco. Sì, Perciò l'importante è infatti, non essere indifferente. brava, non essere indifferenti, esatto, l'importante è questo. E io anzi vi ringrazio anche su questo perché vedo che organizzate, devo dire, anche diverse conferenze, anche ad esempio la Casa della Gioventù a Buia, dove trattate questi argomenti dalla legalità, l'antimafia, l'ambiente, i bambini di strada con la FUNIMA International, questa ONLUS che hai giustamente prima prontamente nominata. Io ricordo il sito internet a tale proposito, funimainternational.org, e quindi ecco, ci permettete a noi di poter dar spazio a questi relatori che vengono, che normalmente non hanno spazio in quella che è la TV nazionale, e quindi poter diffondere un messaggio di tutela della vita. Bene, Paola, io ti ringrazio per questa tua testimonianza, anche diciamo un po' sofferta, perché andare a mettere il dito nella piaga non è bello. Questo che possa servire a chi ci ascolta, lo ripeto, di essere solidali, in armonia, insieme, uniti tutti i giorni, non solamente in occasione di questi eventi tragici. Certo, sai Massimo, io, se mi permetti una conclusione è che io ringrazio voi, ringrazio te. Non, da questo, se vuoi, dolore vissuto e passato, io
L'importante è che passi il messaggio e che non siamo indifferenti, che l'unione fra le persone e la non essere indifferenti è la chiave di tutto. E poi sai, io ho anche come associazione, ma anche chiaramente personalmente, perché con quei pochi accenni che ho fatto so che non siamo soli. Abbiamo dei fratelli del cielo che ci aiutano e ci assistono, ma che comunque il caso non esiste, anche che sia qua a parlare di questo. Grazie comunque a tutti voi. Grazie a te, Paola. Naturalmente un saluto al marito Gilberto, sempre gentilissimo, Grazie. gentilissimi nei nostri confronti per aver dato questa toccante testimonianza. Ci vediamo presto perché devo ritornare a Gemona. Io nel frattempo mi congedo dai nostri ascoltatori. Trasmissione dedicata al quarantennale del terribile, potremmo definirlo così, terremoto che colpì il Friuli-Venezia Giulia nel 1976. Da Massimo Bonella, buonasera a tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.